Ho 48 anni, sono più rovinato e arcigno che mai, ma soddisfatto, perché mi piace più correre dietro a quelle chimere che sanno scaldarti il cuore, piuttosto che sedere su un derisorio mucchio di soldi. Nino Ferrer è dalla parte del sol. Latitudine Soul. Storie scritte dalla penna di Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward. La regia è di Andrea Cacciagrano. Sabato sera, 11 aprile 1970. 19 milioni e 400 mila spettatori stanno guardando il primo canale della televisione italiana. È la prima puntata di un varietà di successo. Si chiama Io, Agata e tu. La sigla di apertura è un motivetto memorabile che martellerà la testa degli italiani per anni. Viva la campagna! Io sto in città. Sono come una formica nella folla dell'umanità. A cantarla è un tipo dall'aria piuttosto stravagante. Guida una Rolls Royce nera, ha i capelli al vento e stringe un sigaro tra i denti. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera che colore ha. Con l'addentrarsi nella pineta, la macchina si trasforma prima in una 500, poi in una moto, poi in una bicicletta e infine in un monopattino. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma, viva la campagna, felicità, un arcobaleno sereno, l'odore del pieno, il canto corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel, ma io sto in città. L'uomo finalmente si è spogliato del superfluo ed è solo, all'aria aperta, a godersi l'abbraccio della natura, lontano dal logorio della vita moderna, come recitavano le pubblicità di un tempo. Il suo nome è Nino Ferrer ed è il presentatore della trasmissione. Un volto nuovo, che nessuno sa bene da dove fosse spuntato fuori. Una cosa però è certa, quell'uomo, in meno di 4 anni, ha conquistato il nostro paese. La sua avventura italiana comincia la notte del 14 novembre 1964 allo Stereo Club di Beirut. Nino si stava esibendo nell'ultima replica di una serie di concerti per promuovere il suo ultimo 45 giri, C'est Réparable. Je sais que c'est fini, je sais. Una ballata che raccontava con parole spoglie un anno d'amore irrimediabilmente perduto in un giro di foglie d'autunno. Depuis qu'on s'est quitté, je suis seul, étonné. Mes jours sont tellement lents et vides et obsédants. Je suis seul. La nuit vient. Et je me souviens d'un an d'amour, des matins indolents. Quella sera, per puro caso, in sala c'era un discografico italiano, Tonino Assoldi, il direttore artistico della RIFI. Monsieur Ferrer, je voudrais parler de la votre chanson. Ah no, guardi, parli pure italiano, sono di Genova. Ah, non l'avrei mai detto. Beh, quella sua canzone è perfetta. Lo so, l'ho scritta io. No, non mi fraintenda. Intendevo che è perfetta per farne un successo in Italia. Non lo so, non ho mai cantato in italiano prima. Beh, onestamente non pensavo a lei.
Ferrer guardò per un po' il discografico e poi gli rispose: «E a chi, scusi?» «Mina!» «Si può finire qui, ma tu...» Quella canzone diventò Un anno d'amore e, cantata dalla fuoriclasse di Cremona, conquisterà il cuore degli italiani, mettendo sulla mappa il suo misterioso autore. «Se adesso te ne vai, da domani saprai, un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire. Un anno d'amore, cosa vuol dire? Un anno d'amore.» Il successo è tale che Nino decide di trasferirsi a Roma e tentare una carriera cantando in italiano. Dopo un inizio timido, l'esperimento riesce perfettamente con La pelle nera, pubblicata nel 1967. La voce di Nino, roca, sempre in procinto di spezzarsi, rimbalza da un jukebox all'altro delle riviere italiane. La cantano tutti e tutti inciampano senza farci troppo caso su quelle strane parole che ti sorprendono all'inizio della seconda strofa. «Ehi, ehi, ehi, dimmi tu, signor Faust! Ehi, 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 dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità!» «Ehi, ehi, dimmi tu, signor Faust! Ehi, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico, Nino, tu non ci dovresti pensare.» Nino, perfettamente in linea con quanto stava accadendo oltreoceano, aveva utilizzato il rhythm and blues per veicolare un messaggio. La pelle nera, per la prima volta nella musica leggera italiana, metteva sotto il riflettore la piaga che stava mortificando il sud degli Stati Uniti d'America. «Vorrei la pelle nera! Vorrei la pelle nera!» «Ehi, voi carissimi estinti, ehi, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, poi se l'è tutto un affare di razza e color come qui. Ferrer, senza che nessuno lo avesse capito troppo bene, parlava di razzismo. «Vorrei la pelle nera! Vorrei la pelle nera! Nera, nera, nera! E poi vorrei...» Quello che sembrava essere una macchietta era in realtà un intellettuale. La musica era venuta dopo. Nino si era laureato alla Sorbona, dove aveva studiato lettere e filosofia, maturando un profilo accademico altissimo, capace di garantirgli una buona attività di conferenziere. Con il colossale successo della pelle nera, la televisione italiana si accorgerà di lui. Nino ha tutte le caratteristiche del personaggio televisivo, talmente marcate, che finisce persino a fare il testimonial per una nota marca di sottiletti. Travolto dal successo, aveva scelto di viverselo fino in fondo, divertendosi ad indossare quel vestito di guascone che gli avevano cucito addosso e accettando ogni compromesso pur di continuare a spremere quella fortuna che sembrava essergli caduta dal cielo. Si spostava a bordo della sua Rolls Royce color crema e riempiva i rotocalchi rosa con i suoi presunti flirt. «Il re d'Inghilterra dichiara la guerra per mare e per terra al re del Perù.
la signora Pina, vuol dar la strecnina alla sua vicina del piano di su, 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 su. Ma non ci sarà mai modo di stare in pace senza guerra a destra, guerra a sinistra. La guerra è bella ma scomoda, di sé non so chi. Nel pieno di quella sbornia fatta di luci e lustrini, arrivò un invito a Speciale per voi di Renzo Arbore. Nino Ferrer è un cantante di disimpegno. Ricordate tutti La pelle nera, ricordate tutti a Sanremo, Il re d'Inghilterra, ricordate tutti Il telefono. Sono tutte canzoni che non hanno un testo molto difficile, canzoni semplici. Quelle parole gli bruceranno addosso come una condanna. E provò a sterzare di colpo. Nino iniziò a provare con una band, i Rocchetti, ed incise, a sue spese, un disco dal vivo al Teatro Sistina di Roma, esattamente come avevano fatto James Brown all'Apollo e Otis Redding al Whisky a Go-Go. Rats and Rolls venne pubblicato nel 1970 e risultò immediatamente indigesto a discografici e critica. Nessuna trasmissione televisiva lo reputò degno di considerazione e l'album, stampato in appena un migliaio di copie, finì nel limbo dei dischi introvabili. Era solo l'inizio di una china velocissima. Non sono un dentifricio o una schiuma da barba, sono un artista. Non posso produrre motivi di suordinazione. Ho interpretato Agatha e Donna Rosa con piacere perché mi divertiva, ma devo andare avanti. In Francia non canto più da anni ed è per questo motivo che sono venuto in Italia, dove pensavo di aver trovato la mia libertà, ma sono caduto dalla padella alla brace. Si ritirerà nella campagna francese, trascorrendo la maggior parte del suo tempo in una grande fortezza di pietra a pochi passi da Montcuq. È lì che allestirà uno studio di registrazione, dove finalmente esprimere le sue idee, senza preoccuparsi di compiacere nessuno, lontano dalle pressioni di case discografiche e pubblico. Mon père, il était ingénieur. Ma mère ne faisait rien. C'était une petite. Ho 48 anni. Sono più rovinato e arcigno che mai. Ma soddisfatto, perché mi piace più correre dietro a quelle chimere che sanno scaldarti il cuore, piuttosto che sedere su un derisorio mucchio di soldi. La vita per lui diventò una corsa a ostacoli. Se fosse stato un pesce, persino il mare gli avrebbe dato fastidio. La sua testa somigliava sempre di più a un ripostiglio in cui si affastellavano alla rinfusa rimasugli di ciò che era ancora al di là da venire. Non sapeva esattamente dove volesse arrivare, ma sentiva l'idea agitarglisi dentro, come una madre sente il calcio del bambino nel proprio grembo. Forse inseguiva semplicemente il disco perfetto, quello capace di inglobare finalmente tutto quanto aveva scritto prima, allontanando le mistificazioni e riabilitando la sua arte. Il suo spirito era in ebollizione continua, una spasmodica ricerca e affermazione del sé attraverso la musica, la pittura, il corpo, gli scritti. Centinaia di messaggi dentro altrettante bottiglie che nessuno sembrerà raccogliere. Fu un colpo di fucile affermare quella girandola inquieta. Lo ritrovarono nella sua macchina senza vita, a pochi metri da casa sua, circondato dai campi di grano. Sembrava un narciso dalla chioma scarmigliata. In un giorno d'agosto, Nino Ferrer si era sparato al cuore. Avrebbe compiuto appena 2 giorni dopo 64 anni. Vicino a lui c'erano 2 lettere, una per la famiglia e una per il mondo dell'industria discografica. C'era anche un biglietto
dove assicura alle autorità la volontà del suo gesto. Bisogna che tutte le musiche, che tutte le opinioni possano farsi ascoltare, anche se l'indice di gradimento resta al grado zero. Bisogna fare che si sia noi a scegliere, altrimenti non saremo mai liberi. Loro non amano la musica. Tutto ciò che amano è ciò che riconoscono. Noi non vogliamo ascoltare quello che fa vibrare. Vogliamo essere liberi di parlare di ciò che ci interessa, anche se si chiama sesso, droga, disperazione. Vogliamo radio libere, televisioni libere. Senza lidi sul tramvai, con due valigie, tre pacchi, una borsa, un cestino e con mamma. Siamo tornati a mangiare in città, i panini, il gelato, le bistecche, il pesto, il baccalà, la minestra, la frutta, l'insalata, il pollo, il baccalà, le lumache, la pasta, il formaggio, il brodo, il baccalà. Il treno del Soul questa sera si ferma qui, ripartirà domenica mattina alle 8.30 sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, continuate a seguirci, scaricate tutte le nostre storie, le trovate in podcast e scrivete sulla nostra bacheca Facebook, saremo felici di rispondervi e interagire con voi. Il brano con cui vi salutiamo oggi è la nostra rilettura di Keep a Light in the Window di Solomon Burke. Now it was just the other day. These are the words I heard a soldier say. He said, tell my babe to keep a light in the window till I come home, till I come home.